serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati bella gente, qua è Savix che vi parla. Allora ragazzi, ho bisogno di voi, ho bisogno del vostro aiuto. Allora ragazzi, sapete il completo crew, il mio completo crew, quello che ho fatto qualche tempo fa, vi lascio il link in descrizione per chi non lo sa ragazzi. Ho bisogno di un consiglio, ho bisogno di sapere qual è più bello tra questo ragazzi e quello, perché sinceramente a me piace più questo e sono tentato ragazzi di usarlo come completo crew per tutti. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace più questo o più l'altro, in modo tale da classificarlo come completo crew. Quindi ragazzi, requisito serve fare solo i jog neri e avere un cinturone che potete prendere anche dal colpo al casinò. Quindi i requisiti sono questi, iniziamo con il glitch. Quindi ci rechiamo in un qualsiasi negozio di vestiti, andiamo nella parte alta ragazzi e indovinate un po' cosa andiamo a mettere? La maglia da trafficante gialla, che ormai sta maglietta ragazzi, per tutte volte che l'ho messa me la sogno alla notte. Quindi una volta messa la maglia gialla andiamo su giacche smanicate fondamentale e andiamo a mettere la numero 77 di pelle nera ragazzi. Dopodiché una volta messa la smanicato di pelle possiamo andare a salvarci l'outfit ragazzi. Mi raccomando raga, salvate sempre nel primo o nell'ultimo slot. Una volta che abbiamo salvato l'outfit che si presenterà così, ci andiamo a sistemare due o tre cosine prima di continuare. Io andrò a mettere ragazzi le scarpette, queste qua, quelle nere a collo alte, che sono veramente carine. Dopodiché ovviamente andrò a mettere il simbolo crew ragazzi, che si vedrà bello grosso dietro la schiena. E a questo punto raga, mi vado a salvare l'outfit così com'è nel primo slot, è fondamentale. Dopodiché andrò a mettere ragazzi la tuta da scienziato pazzo come sempre. A questo punto, una volta che abbiamo la tuta da scienziato pazzo, possiamo andare come al solito dal cannocchiale raga. Una volta che siamo dal cannocchiale corriamo verso esso, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto meno interazione e non dovrà farci l'animazione. A questo punto andiamo su stile e mettiamo l'outfit che stiamo facendo, ci allontaniamo e a questo punto ragazzi avremo messo la maschera buggata che ci servirà per fare il busto invisibile e passarci il cinturone. A questo punto come al solito andiamo a salvare l'outfit in un qualsiasi punto, negozio di maschere e ammunition, negozio di vestiti, un po' dove vi viene bene, sempre nel primo o nell'ultimo slot. Mi raccomando, è fondamentale. A questo punto ragazzi non ci resterà altro che avviare un lavoro da titano, quindi start online, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano ragazzi. Una volta che siamo dentro il lavoro da titano non ci resterà altro che avviare normalmente la lobby. Una volta che siamo all'interno ragazzi dobbiamo dirigerci verso ammunition. Quindi raga, una volta che siamo dentro prendiamo un mezzo, andiamo da ammunition, un qualsiasi ammunition, e una volta che siamo dentro andiamo a salvare l'outfit così com'è. A questo punto una volta salvato semplicemente come al solito apriamo il telefono e quittiamo l'attività ragazzi. Una volta che saremo rispawnati online avremo lo stesso completo ma si sbuggerà dopo qualche secondo, quindi di nuovo il busto sarà visibile. Ma a noi non ce ne frega niente perché andremo a prendere il cinturone da un altro outfit e a quel punto ragazzi potremmo riavere il busto invisibile e le braccia pure.
A questo punto, ragazzi, io userò già un outfit che ho presente nei miei, ma se voi non l'avete potete andare a recuperarlo dal completo del colpo al casino, che adesso vi faccio vedere. Quindi ragazzi, vi fate il colpo al casino, ve lo fate in tutti e tre i metodi, così sbloccate tutti gli outfit e potete prendere il cinturone da quello, ragazzi, che ha anche la radiolina ed è molto molto carino. Io ragazzi lo prenderò da uno dei miei outfit, dopodiché una volta scelto userò questo qua. Avviamo l'attività merge per passare il cinturone sull'altro outfit. Quindi ragazzi, start online, via attività preferite, andiamo su missioni e troveremo basso profilo o Gerald, quello che usate. Vi lascio in descrizione tutto quanto, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo dentro la lobby di questa attività, fondamentalissimo, dovete andare a mettere completi salvati, ragazzi, perché se entrate con quelli predefiniti dovete poi riavviare l'attività, perché non vi fa mergiare assolutamente nulla. Quindi fate entrare un vostro amico, perché da soli non si può. Se avete lo slot nel primo, una volta a destra; se avete il completo nell'ultimo slot, una volta a sinistra, ragazzi. Quindi io ce l'ho nel primo e cliccherò una volta a destra e mi dovrà dare questo outfit qua. Come vedete, Friple sta facendo l'outfit col completo del colpo al casino, ragazzi, troppo bella quella radiolina. Quindi a questo punto, una volta messo l'outfit, avviamo l'attività e a sto punto, una volta che siamo dentro, quittiamo come al solito col telefono AXA per Xbox e per PS X quadrato X. Quindi una volta che spawneremo, raga, di nuovo nella free mod, nell'online, dovremo prendere un veicolo qualsiasi, una macchina qualsiasi, ragazzi, e fare il glitch del CEO o dell'MC. Quindi andate vicino a un veicolo, diventate membri o di MC o di CEO e poi andate a switchare all'interno del veicolo lo stile. Una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a sinistra o una volta a destra. L'importante è che mettete lo stile del CEO e poi lo ritogliete all'interno del veicolo. E quando usciremo e sbadabam, regà, avremo passato la nostra cintura su completo. Non ci sarà più logo, ma non è un problema, lo andiamo a rimettere assolutamente da ammunition o in un qualsiasi negozio di outfit. Quindi io sono andato subito al negozio di outfit, ho messo il logo, ragazzi, e a sto punto direi che o ci mettete qualcosina oppure potete già salvarlo. Io vado a tocchignarlo, ragazzi, e sono andato a metterci due cazzatine, che queste sono cose che mettete voi a vostro piacimento. Io ho messo i bracciali, ragazzi, il papillon, poi ci ho messo il cappellino e niente di che. Voi potete farlo un po' come vi pare piace, ok? Questi abbellimenti ve li fate come vi piace a voi. Se volete ci mettete pure il casco termico, con quello che volete. L'importante è che tenete l'outfit così, perché a me questo outfit mi piace particolarmente, sono intenzionato a lasciarlo come completo crew. Vi ripeto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace più questo o l'altro, ragazzi. E niente, vi lascio al video, regà, se volete vedere come l'ho completato, cosa ci ho messo io in testa. E se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video se sono interessanti e volete farli vedere a qualcun altro. E alla prossima, bella, regà.